di riprendere. Quindi i parametri sono questi. Mercoledì ci vediamo alle 10 invece che alle 11, e lunedì prossimo ci vediamo alle 9:30, così dopo la seconda ora facciamo uno stacco un po' più lungo, una mezz'oretta, perché se no è chiaro che la somma viene un po' pesante. Ok, quindi chi è RN? Rn è per definizione l'insieme delle n nuple ordinate di numeri reali. Questo in italiano si chiama n nupla, in inglese si chiama n tau. N nupla perché se erano 3 era una tripla, essendo n ma n nupla. Proposizione siano definite la somma e il prodotto per uno scalare su Rn in Rn su R. Rn è lo spazio vettoriale, su R, R è il corpo. Come segue? Insomma, questo è V e questo è K. Devo dare la definizione di somma, no? V uguale V1 Vn, W uguale W1 Wn, V più W per definizione è V1 più W1 virgola V2 più W2 virgola, quindi V fino ad arrivare a Vn più N. Poi lambda è un numero reale, facciamo lambda v è uguale per definizione a lambda v1 virgola lambda v2 virgola v d lambda. Queste sono le definizioni di somma e di prodotto dello scalare su in Rn sul corpo n. Allora Rn con questa somma e con questo prodotto scalare normalmente non scriviamo, si scrive Rn e basta. Allora, un prodotto scalare è, scusate, uno spazio vettoriale è una struttura, quindi non è l'insieme, è l'insieme con la somma e il prodotto dello scalare. Quindi correttamente dovremmo scrivere così, nessuno scrive così, tutti quanti, d'ora in poi anche noi scriveremo Rn e basta. È uno spazio vettoriale su R. A cosa devo verificare? Devo verificare che sono valide tutte le proprietà che ho annunciato stamattina. Allora, prima proprietà, dati V appartenente a Rn, V doppio appartenente a Rn, V più V doppio appartiene ancora a Rn ed è definito univocamente. Quindi
è un'operazione interna. Ok, insomma, proprietà 0, quella non ha dato neanche un nome a questa cosa. Qua la proprietà 1, V, facciamo Q più V più V doppio. Allora, Q, mettiamoci anche Q è uguale a 1 ovviamente U N. Allora, lo faccio per esempio a sinistra, allora io avrò 1, Qn, a destra devo fare la somma, la somma l'abbiamo appena fatta lì, definita lì, fa 1 più W1, Qn più Wn, uguale, viene 1 più Q1 più W1, virgola, Q2 più Q2 più W2, Qn più Qn più Wn. Se lo fate dall'altra parte è la stessa cosa, alla fine c'è la stessa cosa. Veramente dovrei scrivere così. Però queste sono somme in R, coordinate per coordinate sono somme in R. Questo a sinistra. A destra uscirà invece, uscirà 1 più 1 più W1 virgola Qn più Qn con le parentesi messe nell'altro senso. Per quale motivo? E queste parentesi cosa mi ricordano? Mi ricordano che qua ho fatto prima la somma di questi e poi lo sto sommando con questi. Dall'altra parte mi ricordano che prima ho fatto la somma di queste coordinate e poi la sto sommando con questi. Però in realtà noi quando facciamo la somma, questi sono coordinate per coordinata, sono numeri reali. Quando noi facciamo la somma dei numeri reali, noi le parentesi non ce le mettiamo. Perché non ce le mettiamo? Perché sappiamo che sui numeri reali la somma è associativa, quindi o ce la metto le parentesi o non ce la metto, esattamente la stessa cosa. O se preferite, questo è sicuramente uguale a questo. Allora, essendo uguali coordinata per coordinata, i risultati sono... Oh, guardate! Oh, questa è la dimostrazione della prima proprietà. È così, è matematica, è fatta correttamente. Mo, o la capite o fate in modo di capirla, cioè nel senso che questa dimostrazione vi può sembrare scontata, facile, o tremendamente complicata. In realtà è facile, però il problema è, non è che sia per facile o difficile, è che è facile o difficile per voi, cioè se capite o meno questo linguaggio. Se non lo capite, vi dovete adeguare, perché non tanto perché sia necessario da un punto di vista matematico, a me non sarà, non è che quando farete l'esame vi verrò a scocciare troppo su questo tipo di dimostrazioni, però dovete capire bene il linguaggio, capire la... nel senso che quando io parlo devo dire qualcosa che ha un significato e che ha precisamente un significato, cioè non posso parlare a parte. E la stessa cosa poi vale per voi. Allora, questa è la prima proprietà. Poi seconda proprietà. Chi è l'elemento neutro? L'elemento neutro, cioè il vettore nullo, è quello con più 0. Questo qua, se volete, è una facile verifica. Pigliate questo qua, sommatelo a qualunque vettore, vedete che non è. Terza proprietà. Meno Q è quello che ha coordinate meno Q1 meno Qn. Quarta proprietà. La somma è commutativa, lo capiamo dall'associatività. L'associatività alla fine, quando scriviamo le coordinate, cosa diventava verificare che la somma fosse associativa? Bisognava verificarlo coordinata per coordinata. Quando andremo a fare la commutatività, cioè invece di scrivere V più W scrivo W più V, allora sulla prima coordinata se scrivo V più W avrà V1 più W1, se scrivo W più V avrà W più 1 più V1, ma siccome la somma nei numeri reali è commutativa, il risultato sulla prima coordinata sarà lo stesso, sulla seconda coordinata sarà lo stesso, sulla terza coordinata sarà lo stesso, e quindi
anche la somma è commutativa. Vabbè, questo lo faccio per esteso perché sennò... Allora, Q più W fa 1 più W1, virgola, W2 più W2, virgola, Qn più Qn. W più V fa W1 più V1, virgola, W2 più W2, virgola, Wn più Qn. Allora, confrontiamo la prima coordinata. Questa è uguale a questo? Sì, perché questi cosa sono? No? Sono numeri reali, una singola coordinata sono numeri reali. Ok? E quindi la somma sui numeri reali è commutativa, quindi questa è uguale a questo. Questa è uguale a questo, questa è uguale a questo. Sono uguali tutte le coordinate, quindi i vettori sono... Chiaro? Poi, la... proprietà 5. Io non ho... sì, lambda v l'ho scritto là. Adesso se faccio 1 per v, quanto fa? Fa 1 per v1, 1 per v2, 1 per vn, dove però stavolta la moltiplicazione è quella di numeri reali, quindi fa v1 vn. La proprietà 6. Adesso se faccio lambda più mu per v, questo fa lambda più mu per v, quindi lambda più mu per vn. Se faccio invece lambda v più mu v, questo è uguale a lambda v1, virgola, lambda vn più uv1 virgola mu vn, e mi fa lambda v1 più mu v1 virgola lambda vn più mu vn. Adesso se andate a confrontare coordinata per coordinata, siccome il prodotto in R è distributivo, allora questo è uguale a questo, questa, la seconda coordinata è uguale, la terza coordinata è uguale, quindi tutte le coordinate sono uguali. Se lo faccio a destra, la distributività a destra è analoga. Quando una cosa è analoga, che significa analoga? Più o meno dello stesso tipo, cioè più o meno allo stesso modo. Non è uguale, altrimenti si diceva uguale, è analoga. Poi, vabbè, quindi l'altra 6 prima, eccetera. Che c'era rimasto da fare? C'era rimasto da fare che lambda per mu per v, allora questo fa lambda mu v1, lambda mu vn. Invece se faccio lambda per mu v, qua c'è il puntino, la no, questo fa lambda mu 1 lambda mu n. Però coordinata per coordinata, questi un'altra volta sono tre numeri reali, e siccome il prodotto di numeri reali è associativo, o lo faccio prima a sinistra o prima a destra, sembra la stessa, il risultato ci sembra lo stesso. Quindi e questa era la proprietà 6. E abbiamo finito, a meno che non mi sia dimenticato qualcosa stamattina nella definizione. Però mi pare di no. Potevo anche dire, diciamo, è una banale verifica. Però vi devo dare almeno una volta il sapore della verifica, come si fa. È una banale verifica che Rn è uno spazio vettoriale. Ok. Adesso
va bene, Rn è uno spazio vettoriale su R. Qual è il prossimo passo? Prima cosa, che questo fatto è stato, diciamo, è stato verificato indipendentemente dalla lunghezza. Quindi a questo punto è vero che sarà stata una banale verifica, ma io so che R2 è uno spazio vettoriale, R3 è uno spazio vettoriale, R4 è uno spazio vettoriale. Come si fanno le somme? Componente per componente. Come si fa il prodotto per uno scalare? Si moltiplica tutto per quello scalare. Quindi se io devo moltiplicare il vettore per 5, ogni coordinata si moltiplica per 5. Ok? Allora, diamo un altro esempio di spazio vettoriale. Oh, prima di dare un altro esempio di spazio vettoriale, voglio fare una piccola annotazione. I vettori di Rn li potevamo scrivere così o anche così. Cioè i numeri possiamo mettere in fila, le coordinate possiamo mettere in fila su una riga oppure su una colonna. Che cambia? Beh, qualcosa cambia, cambia l'ordine. Per esempio, noi in verità le possibilità non sono due, sono quattro. Noi ne sfruttiamo solo due. Che se si mettiamo su una riga le coordinate le scriviamo da sinistra verso destra, se mettiamo su una colonna le scriviamo dall'alto verso il basso. Allora, sicuramente le lingue ne sfruttano tre di queste possibilità, perché il giapponese scrive dall'alto verso il basso, la nostra lingua si scrive da sinistra verso destra, ma l'arabo si scrive da destra verso sinistra. Quindi tutto sembra scontato fino a che non trovi qualcuno che lo fa diverso, lo fa in maniera diversa. Noi, per quanto riguarda le coordinate dei vettori, o le scriviamo su una riga da sinistra verso destra, o le scriviamo su una colonna dall'alto verso il basso. Poi vedremo come differenziare queste due situazioni. Esempio 3. Quindi abbiamo dato fino a due esempi. Uno nei vettori geometrici, che ci abbiamo parlato poco perché insomma alla fine li abbiamo riguardati come caso particolare dal punto di vista algebrico di vettori di R2 e di R3. E poi abbiamo direttamente definito i vettori di Rn, che sono uno spazio vettoriale su R. Esempio 3. Prendiamo quello che si chiamerà R alla M per N. Che è questo? Invece di avere una lista di coordinate di numeri, qui c'è una tabella. Allora, cosa mi dico? Qui ci metto, beh, tradizionalmente
veramente di una matrice, questa tabella di numeri si chiama la matrice, e in genere una matrice generica si indica con A grande, poi diciamo le entrate della matrice, cioè chiaramente la matrice si indicano con la lettera A piccolo. Oh, però questa matrice è una tabella di numeri, come su una lista di numeri noi dovevamo mettere un indice di coordinata per dire a che posto stavamo della lista, e questi sono 1000, ci dobbiamo mettere uno, un indice che dice se siamo al posto 1, 2, 3 o 1000, o in generale se era in RM posto 1, 2, 3 fino ad arrivare all'indice N. E qua l'indice per Cartesio o per la battaglia navale che abbiamo fatto tutti quanti a scuola elementare, ce ne vogliono due, un indice di riga e un indice di colonna. 3, 4 colpito, 5, 6 acqua, è chiaro? Allora qua ci mettiamo M righe, prima riga, seconda riga, terza riga, Mesima riga ed N colonne. E dentro che ci mettiamo? Ci mettiamo dei numeri reali. Per ogni riga e per ogni colonna. Cioè a ogni posto della tabella io ci metto un numero reale. Queste qui si chiamano un elemento di, questa qui si chiama, come quelli si chiamano vettori di RN, questa si chiama una matrice, una di questa M per N, cioè con M righe ed N colonne. Ora, com'è definita la somma di due matrici? Allora, A era quella lì, A1, 1, A1N, AM1, AMN. B era B1, 1, B1N, M1, M1. Oh, questa tabella non deve avere per forza lo stesso numero di righe e lo stesso numero di colonne. Può avere benissimo, ne so, 7 righe e 3 colonne, oppure 2 righe e 8 colonne. Cioè le tabelle possono essere benissimo rettangolari. Però una volta che ho, diciamo, fissato M e N, le tabelle hanno tutte lo stesso numero di righe e lo stesso numero di colonne, cioè per poterle sommare due matrici devono avere lo stesso numero di righe e lo stesso numero di colonne, così come per poter sommare due vettori di RN dovevano avere la stessa lunghezza. No, noi abbiamo dimostrato prima che RN è uno spazio vettoriale, cioè R7 per esempio è uno spazio vettoriale. Se io prendo un vettore di R7 e un vettore di R6 li posso sommare? No, perché uno c'ha 7 coordinate, l'altro c'è una 6, come faccio? Allora qua A più B com'è definita? Secondo voi? Secondo voi che ci devo mettere? Non è che è difficile. Qua A1 1 B1 1. Qua A1 2 più B1 2. Qua A1N più B1N, AM1 più BM1, AMN. Oh, fermiamoci un attimo e riflettiamo, diamo delle informazioni sulla notazione. Ah,
qua come si legge questo indice? Come si legge? Solo l'indice. 1-1. E perché non 11? Indica la posizione del... Sì, ma io graficamente qua già distingo da 11. Io che ne so, quando è, cioè, qua c'è un contesto, vabbè, tu dici qua è 1n, qua c'è il numero e la lettera, qua c'è la lettera e il numero, quindi questo è 1-1. Però se lo prendo fuori contesto, scrivo da un'altra parte, con l'indice 1-1 sotto, come fai? Se scrivo qua A1-1, come fai a capire che 1-1 non è 11? C'è un piccolo spazio in mezzo. Cioè, quando c'è, quando non si mette la virgola. Non si scrive A1,1. No. Ma questi proprio ci vogliono scocciare, perché io devo andare a vedere. Non ti preoccupare, cioè lo vedo io che ho 50 anni e già devo mettere il libro a una certa distanza per vedere. È chiaro? Quindi c'è un piccolo spazio tra le due, i due indici di coordinate. Quindi si distingue tra 1,1 e 11. E si fa così perché è molto più pratico, perché se io dovessi... Allora, tutto lo, diciamo, diciamo lo scopo, uno degli scopi principali della notazione matematica, cioè quella del linguaggio che usiamo per scrivere la matematica, è da un lato eliminare tutto quello che è superfluo e ci farà perdere tempo. Se noi volessimo scrivere in lingua italiana per esteso quello che sta scritto dentro un test di analisi di algebra lineare o geometria, se quelli che fanno istruzione di diritto romano si vantano che loro devono studiare 1000 pagine, a noi verrebbero 3000. Quindi, se quando dicono ma io devo studiare l'esame su 1000 pagine, basta una pagina di matematica, scappa a gambe. Perché ovviamente, allora, c'è un prezzo da pagare per questo. Prezzo da pagare che devi capire il linguaggio. Siccome per capire il linguaggio, mentre se tu fai storia, la fai male un anno, saprai male un certo argomento di storia con qualche collegamento, ma insomma alla fine non succede niente. Se tu fai male un anno di matematica, poi te lo porti appresso. Però, dicevo, da una parte è così, quindi si cerca di eliminare tutto ciò che è ridondante, però non troppo. Un po' di ridondanza si deve lasciare, anzi, con i simboli viene, si vede meglio, perché la ridondanza, con il discorso di prima, è quella che ci permette di capire, qua c'è comunque una ridondanza, si capisce che è una tabella di numeri, si capisce che c'è n di n colonne. Cioè, ci sono delle informazioni dovute anche alla forma della matrice. Per esempio, se voglio descrivere una matrice che ha più righe che colonne, cercherò di mettere un simbolo così. Se voglio descrivere una che ha più colonne che righe, metterò due parentesi più corte e più larghe. O no? Quindi ci sarà sempre un modo di ridondanza che aiuterà il cervello a ricordarsi meglio le cose. Però non quella inutile, qua mettere una virgola per ogni posto sarebbe stato uno spreco inutile di inchiostro, perché è chiaro che qua stiamo parlando di una matrice, quindi c'è uno, non è inutile. Quindi la somma si fa componente per componente. Mo secondo voi lo spazio delle matrici con lo spazio vettoriale, lo spazio delle matrici, insieme delle matrici con m righe ed n colonne di numeri reali, che cos'è? Sarà o no uno spazio vettoriale su R? Sì. Non ho definito lambda A. Lambda A come si fa? Secondo voi? Lambda A11, lambda A1n, lambda AM1,
lambda a m. Allora, se andiamo a fare la verifica è esattamente la stessa verifica di prima. Perché la verifica di prima si faceva chi sarà, quale sarà l'elemento dentro della somma? Quale sarà il vettore nullo in questo caso? Qual è quella matrice B che sommata ad A mi lascia di nuovo A? Sarà la matrice di tutti i zeri. Cioè il vettore nullo in questo caso, come prima era una lista di tutti i zeri, qua sarà una matrice di tutti i zeri. Ok? E quale sarà la matrice opposta? La matrice cambia segno da tutte le componenti, sempre componente per componente. E allora tutte le verifiche come si faranno? Componente per componente. Come si faceva sui vettori componente per componente? Funzionava, soltanto che qua le componenti invece di avere un indice ce l'hanno tutte. Facile. Concettualmente è esattamente la stessa cosa. Se lo andate a fare, ecco questo. Dovreste fare per esercizio, verificare che questo è uno spazio vettoriale su L. Poi vedremo le differenze. Vedremo nei prossimi giorni, non so se già ce la facciamo mercoledì, non credo. Vedremo, dovremo dei concetti, e qui vedremo che Rn c'ha dimensione n, Rm per n avrà dimensione m per n, e così. Poi vedremo anche una cosa, questo faccio un piccolo preview, un piccolo trailer, ci mancano 9 minuti? Ecco, per adesso non mi dà la definizione generale, questa la vediamo mercoledì, però vi do qualche esempio. Prendiamo due matrici, per esempio una matrice 3x2, e una matrice 2x4. Questa è una matrice 3x2. Questa è la matrice 2x4. L'importante sarà che la matrice di sinistra abbia lo stesso numero di colonne, numero di colonne uguale al numero delle righe della matrice di destra. Cioè questa deve essere una matrice m per n in generale, e questa deve essere una matrice n per t, cioè questa e questa deve essere qua. In questo caso si può definire quello che si chiamerà prodotto matriciale, cioè che non c'entra niente con il prodotto per uno scalare. Qua stiamo facendo il prodotto di due matrici e stiamo ottenendo una nuova matrice. Una nuova matrice, oltretutto, guardate che queste non sono matrici dello stesso spazio vettoriale, queste sono in m per n, in rm per n, queste sono in rn per p, sono in due spazi vettoriali diversi. Il prodotto sarà in un terzo spazio vettoriale, perché sarà una matrice che avrà 3 righe e 4 colonne. Per esempio, qua mi viene 2, 7, 0, meno 3, 3, meno 5, meno 7, e poi mi verrà 1, 14, 7, 2. Oh.
Allora, verifichiamo, volevo verificarlo a occhio, ma non è facilissimo. Di aver fatto bene. Come si fa il prodotto righe per colonna? Allora, qua prendete la prima riga, qua prendete la prima colonna e andate a fare i prodotti in corrispondenza, cioè scorrete la prima riga e la prima colonna, fate 2 per 1 fa 2, più 1 per 0 che fa 0, 2 più 0 fa 2, poi cambiate colonna. Allora, questo qua è la prima riga, prima colonna, quindi 1 1 lo mettete al posto 1. Adesso fate prima riga, seconda colonna, 2 2, 2 per 2 fa 4, 1 per 3 fa 3, 4 più 3 fa 7, lo mettete al posto 1 2, poi sempre la prima riga, la terza colonna, meno 2 più 2 fa 0, prima riga, quarta colonna, meno 2 più 1, qua ho sbagliato, meno 2 più 1 fa meno 1. Ah no no, era giusto, era meno 4 più 1. Era meno 4, meno 2 per meno 2 fa meno 4, più 1 fa meno 3. Poi seconda riga, prima colonna, 3 per 1 3 più 0 fa 3, 3 per 2 6, meno 1 per 3 fa meno 3, 6 meno 3 fa 3, meno 3 meno 2 fa meno 5, meno 6 meno 1 fa meno 7. Poi 1 più 0 fa 1, 2 più 12 fa 14, meno 1 più 8 fa 7, meno 2 più 4 fa 2, quindi dovrei aver fatto bene. Se vogliamo verificare di aver fatto bene, quando avremo studiato un po' le matrici, possiamo osservare che la terza riga, chiamiamo queste righe, chiamiamole, la prima la chiamiamo U, la seconda la chiamiamo V, la terza la chiamiamo U. Allora, si può osservare che U doppio è uguale a meno 7 quinti per V poi più 13 quinti per, vediamo un po' se funziona, cioè devo fare questo per 13, questo per 7, faccio la differenza e poi divido per 5. Allora, questo per 13 fa 26, questo per 7 fa 21, 26 meno 21 diviso 5 fa 1, questo per 13 fa 91, questo per 7 fa 21, 91 21 fa 70, diviso 5 fa 14, questo per meno 7 quindi fa 7, questo per 13 fa meno 39 più 49 fa 10, 10 diviso 5 fa 2. Insomma, c'è una relazione tra queste due righe, questo fatto poi capiremo che non è casuale. I numeri, questi numeri qua sono venuti così perché sono venuti, dipendono da come sono fatte le matrici, ma se qua avessi messo altri numeri, una volta che le due matrici avevano queste righe e queste colonne, una volta che qua mi veniva una matrice U, una riga U, una riga V, la terza riga doveva essere per forza quella che vedremo, si chiamerà una combinazione lineare. Però questo è presto per capirlo, poi lo capiremo quando sarà il momento. Però io, siccome spesso quando faccio questi esempi con i numeri bassi, qua i numeri di combinazione vengono interi e vengono piccoli, avevo provato a vedere prima per capire se avevo fatto bene, invece di controllare tutti diciamo i conti come ho rifatto insieme a voi, volevo vedere se riuscivo a vedere subito se ci stava una relazione di questo tipo, perché questo mi avrebbe aiutato a capire che insomma il 99% l'ho fatto. Quindi adesso chiudo e ce ne andiamo. L'unica cosa che voglio dire è questa figura.
La definizione esatta non ve l'ho data, quindi la darò mercoledì, però pigliate, prendete delle matrici che hanno questa qua, lo stesso numero, il numero di colonne uguale al numero delle righe, e nei fatti, ve l'ho spiegato come si fa, diciamo, no nei fatti, a parole, ho spiegato come si fa, si scorre la righe, si scorre la colonna, provate a fare qualche altro prodotto righe per colonne, provate a vedere sul libro se avete fatto bene, pure prendete qualcuno dal libro e vedete se lo riuscite a fare. Questo discorso che ho fatto prima serve a un'ultima cosa, serve a capire che anche in questi conti ci sono molte osservazioni da fare, perché altrimenti io non me ne uscivo con un'osservazione così strana, insomma, per voi sta. Poi appena abbiamo fatto un po' di nozioni sulle matrici che sarà una nozione più elementare, vabbè, però